Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al Covo di Weavile. Io sono Stefano e in questo video, dopo tantissimo tempo, vi porto finalmente il mazzo Zoroark Box. Zoroark Box è stato uno dei mazzi più richiesti in assoluto da quando ho aperto questo canale e la risposta che io ho sempre dato nell'ultimo anno è sempre stata: ragazzi, sta per uscire questo nuovo attaccante fortissimo nell'espansione che ci sarà tra un mese. Quando esce questa carta qua, facciamo il video perché il mazzo finalmente diventerà competitivo. Questa cosa si è ripetuta tantissime volte e l'ultima volta che si è ripetuta è stata con Paldean Fates, quando è uscito Lantern, l'attaccante di tipo lampo migliore che si possa giocare in questo mazzo. Ora, ormai purtroppo sta arrivando la rotazione, quindi questo mazzo qua lo possiamo giocare ancora per un mesetto e mezzo, però sappiate che in questo momento Zoroark Box qualche risultato lo sta facendo. Lo giocano in pochi, ma i pochi che lo giocano fanno dei bei risultati. Il mazzo è migliorato molto, è ufficialmente un mazzo competitivo. Peccato che sia diventato competitivo così tardi, perché appunto potremo giocarlo solamente per poco più di un mese ancora. Però ecco, considerando che comunque è un mazzo unico, perché è veramente un mazzo molto particolare ed è un mazzo molto economico, io fossi in voi ci farei un pensierino a costruirlo e a fare un bel po' di partite in questo mese e mezzo, perché è veramente un mazzo spettacolare. Mettetevi comodi perché ci sarà un bel po' di roba da dire su questo mazzo. Prima cosa, guardiamo Zoroark, che è la carta fondamentale di questo mazzo, e una volta capito come funziona lui, tutto il resto viene da sé. Zoroark ha un'abilità che dice: una volta per turno puoi scegliere un Pokémon fase 1 dagli scarti, basta che non sia Zoroark, scarti Zoroark e Zorua, eventualmente le energie che hanno assegnati, e metti al loro posto il Pokémon fase 1 che hai scelto. Quindi l'idea di questo mazzo è giocare tutti i fase 1 che ci possono servire senza i Pokémon base, scartarli e scegliere quello che ci serve in base al mazzo che stiamo sfidando. Questo è Zoroark. Zorua in realtà non è una carta molto interessante, non ha attacchi forti. Abbiamo poi, non devo cliccare qui, lo vediamo dopo, abbiamo poi Kirlia, che è il motore di questo mazzo, una carta che immagino conoscete benissimo, con cui scartiamo una carta dalla mano e peschiamo due carte, cosa ci permette di pescare, quindi di avere un motore, ma anche di scartare gli attaccanti che ci servono. Oltre a Kirlia, carta importantissima in questo mazzo è anche Gallade, quello che diventa il motore del mazzo dal terzo turno in poi. Possiamo cercarci nel mazzo una carta aiuto ogni turno. Una carta assolutamente fortissima, tant'è che vedete in questo video che appena lo gioco il mio avversario farà il possibile per metterlo KO. Guardiamo adesso, vabbè, allora, gli altri Pokémon, poi passiamo a vedere gli attaccanti, dai. Basculin, con zero energie ti fa cercare due Pokémon base nel mazzo e li metti in panchina. Questo è un mazzo che non gioca Battle V-Pass, ha poco spazio, quindi piuttosto che giocare questa carta noi mettiamo Basculin attivo, assegniamo l'energia Pokémon attivo, ritiriamo e con zero energie mettiamo due Pokémon in panchina. Attaccante fortissimo. Naturalmente Giraci e Manafi, perché i nostri Pokémon vengono messi KO facilmente e non vogliamo che vengano messi KO. E adesso guardiamo gli attaccanti. Da chi comincio? Non lo so. Cominciamo da Scizor. Scizor è uno degli attaccanti neutri, generici di questo mazzo. Quando stiamo sfidando un Pokémon contro cui non abbiamo vantaggi di debolezza, giochiamo Scizor. Scizor fa 10 danni più 50 per ogni Pokémon del tuo avversario che ha un'abilità. Fate voi il calcolo, no, ve lo faccio io. Con 6 Pokémon con un'abilità arriviamo a fare 310 danni. 260, 210 e così via. Sono tanti danni per un'energia metallo. Cerchiamo due energie metallo e l'energia inversione, quindi più o meno sono 6 energie per fare questo attacco. In alternativa a Scizor abbiamo anche Flapple, che fa la stessa cosa ma con 10 danni in meno. Scizor oltretutto, essendo di tipo metallo, è forte contro Cienpao. Flapple però possiamo prenderlo con la Level Ball e può attaccare con qualsiasi energia, anche l'energia turbo doppie o anche l'energia inversione quando non siamo sotto i premi, quindi è un attaccante il più versatile che abbiamo, questo Flapple. E questo è comodo, boh, per attaccare anche Pokémon da un premio come Cramorant eccetera. Adesso iniziamo a vedere qualche attaccante invece un pochettino più specifico. Ah, intanto per questi Pokémon qua giochiamo anche Scyther, tra l'altro, così non dobbiamo per forza passare sempre per Zoroark, e a questo punto cominciamo allora a parlare di Cleavor, che essendo l'altra evoluzione di Scyther, è un Pokémon che possiamo settare anche non utilizzando Zoroark. Cleavor fa 10 danni più 30 per ogni Pokémon nella panchina dell'avversario, quindi un massimo di 160 danni. Chiaramente lo utilizziamo quando attacchiamo un Pokémon di tipo lotta, possiamo arrivare a fare al massimo 320 danni a un Pokémon di tipo lotta. In realtà sono un po' di meno, perché comunque usiamo l'energia turbo doppia solitamente, quindi facciamo 20 danni in meno. Non è affatto male. Io sinceramente preferisco questo attaccante qua, che fa 160, quindi 320 danni fissi a prescindere Pokémon in panchina dell'avversario, però solamente con energia inversione. Quindi in realtà Cleavor è un po' più versatile e si può anche evolvere la Scyther, quindi ci sta a trovare un po' questo compromesso anziché avere troppi attaccanti con energia inversione.
A tal proposito, guardiamo gli attaccanti con energia inversione. Il più bello, naturalmente, è Scovillen. E perché è il più bello? Perché mette capo Charizard e Luna Ruggente, ovviamente, ma soprattutto Charizard. Con 180 danni, facciamo 360 danni con la debolezza. Se ha energie fuoco assegnate, ma l'energia inversione vale tutti i tipi di energie, noi mettiamo capo Charizard. Spoiler, vedremo Scovillen in azione in questo video. Abbiamo poi Lantern, che fa 200 danni se ha energie acqua assegnate. Anche qui facciamo veramente un sacco di danni, possiamo mettere capo facilmente, non so, PGO TX, Palkia Viastro, tutti quegli attaccanti che hanno debolezza lampo. E comunque 200 danni sono un bel numero a prescindere, per mettere capo anche un Pokémon, non so, un Mew V per esempio. L'altro attaccante abbastanza neutro che abbiamo è Setaitan. Ha ben 180 punti salute, questa è una cosa importante perché i nostri Pokémon hanno sempre pochi punti salute, e fa 220 danni se ha energie speciali assegnate. E con questo possiamo mettere KO, per esempio se hai contro Miraidon e hai Cleavor nei premi, usi Setaitan, fai comunque 220 danni che vanno benissimo. Quindi molto forte anche questo. A chi tocca poi adesso? Tocca Mighty Hyena. Mighty Hyena è una carta che è in questo mazzo da tantissimo tempo, è la carta che giochiamo contro Mew VMAX. Contro Mew c'è ha l'abilità che dice che se ci sono dei Pokémon VMAX in gioco, attacca con 3 energie in meno, quindi 160 danni, per 2 per la debolezza 320. Contro Mew VMAX il matchup è veramente semplice. Peccato che Mew ruoti e anche Zoroark in realtà, perché è veramente semplice come matchup. E in realtà sono andato molto più in fretta del previsto, i Pokémon sono finiti, anzi mi sono perso qualcuno per strada, no, i Pokémon sono questi, quindi se ne potrebbero mettere tantissimi altri, è importante fare una selezione in questo mazzo, perché sennò rischi di pescare soltanto Pokémon e non ti setti, quindi ci sono tantissimi Pokémon fase 1 che sarebbe forte giocare in questo mazzo. Questo è un po' la versione che vedo che sta funzionando meglio anche online, che ci sono molti giocatori che stanno facendo il risultato. Io ho fatto qualche modifica secondo il mio gusto personale, però questo è una buona via di mezzo tra quello che si è visto che funziona online e anche in real, perché qualche risultato l'ha fatto, e quello che invece piace a me. Carte aiuto sono molto numerose, perché abbiamo Gallade con cui possiamo prenderle, quindi giochiamo tante in monocopia. La principale è Kissara. Noi non vogliamo scartare le energie, i Pokémon sì, ma le energie no, e quindi è importante conservare bene le risorse. Abbiamo comunque 2 ricerca accademica per pescare tanto. L'Iris ci fa scartare 2 carte dalla mano, possibilmente dei Pokémon, evoluzione da mettere in gioco con Zoroark, e pescare una carta per ogni Pokémon in panchina dell'avversario. Questo è un ottimo modo per avere una mano grandissima e comunque continuare a pescare carte. Bruno, per pescare 7 carte dopo che abbiamo subito un KO, cioè rimischi la mano e peschi 4 carte, oppure 7 se hai subito un KO. Maru è fortissima. Ti prendi 3 carte evoluzione nel mazzo. Ti puoi prendere, che ne so, Kirlia, Zoroark e l'attaccante da scartare, per esempio. È veramente molto forte. Non ne gioco più di una perché ne usi una partita solitamente. Per il resto usi le ball per prendere altri Pokémon. Una Sofora per poter recuperare dagli scarti, non so, Zoroark, Zorua, eventualmente Scizor se vuoi attaccarci evolvendo la Scyther. Anche l'energia metallo possiamo recuperare, quindi è importante avercela. E poi abbiamo anche 2 Super Ami, sono importantissimi perché ogni volta che noi settiamo un attaccante scartiamo Zorua e Zoroark, quindi è importante comunque recuperarli sempre. Ultima carta aiuto, Ordine del Capo, in monocopia insieme a un contracchiappa Pokémon, carte molto importanti in ogni mazzo. Anche se mi sono accorto che comunque non le uso spessissimo, magari il boss sì, Countercatcher un po' meno, dipende. Cioè solitamente vogliamo mettere capo il Pokémon che c'è in posizione attiva perché siamo in grado di farlo con tutti questi attaccanti pensati apposta per mettere capo gli attaccanti dell'avversario. 3 Lostasones, 4 Ultra Ball, 4 Level Ball, quindi modi per prendere i Pokémon ce l'abbiamo in abbondanza. Non vedete Minor Ball o Battle V Pass perché appunto c'è Basculin. E in realtà basta. Per quanto riguarda le energie, c'è l'energia inversione che vale 3 energie di qualsiasi tipo solo se stai attaccando con un Pokémon evoluzione innanzitutto. No, un Pokémon originale perché ho detto evoluzione. Evoluzione, mi sono confuso. Solamente con un Pokémon evoluzione. E solamente però se sei sotto i premi. E quindi diventa un'energia che vale un'energia qualsiasi. Quindi si può usare solamente per Flapple, in poche parole, se non sei sotto i premi. Bisogna stare attenti quindi bene a quanti premi mancano noi e quanti mancano l'avversario. Energia turbo doppia per poter attaccare con Cleavor e con quegli attaccanti che vogliono 2 energie, per esempio Slowbro a fine partita. E energia metallo che è comodissima perché la puoi utilizzare per Scizor e per Flapple, ma poi la puoi anche recuperare col Super Amo e con Sofora. E quando giocavo solamente con energie speciali, a volte mi accorgevo che non potendo recuperare energie speciali, se ne scartavo troppe era un problema. Così invece hai tantissimi modi per recuperarle, ma banalmente per ritirare un Pokémon, se magari ti fanno un boss in panchina, ed è molto comodo.
Ragazzi, questo mazzo secondo me è uno dei mazzi più belli degli ultimi anni. Mi spiace che non sia mai riuscito veramente a fare grossissimi risultati a livello competitivo, perché è veramente bello. Però anche se la rotazione sta arrivando adesso, sono contento che è arrivato veramente a un livello per cui ora è competitivo. Poi magari lo giocano in pochi, non ha fatto risultati enormi, ma è un mazzo competitivo. E questa secondo me è una cosa bellissima. Ragazzi, le partite sono molto belle, vedete che è un video anche bello lungo. Buona visione. Comincio io, bello questo Basculin, vorrei essere partito per secondo in questo momento. Però per ora ho uno Zorua e ho lo Stasones. Lui gioca Arceus, quindi non mi aspetto grossi attacchi a inizio partita, questo va benissimo. Diamo un attimo un'occhiata, ho due Zorua nei premi, questa cosa non mi piace per niente. E come attaccanti ce ne sono un bel po'. Ok, c'è Cleavor che mi potrebbe far comodo. Carte d'aiuto ce ne sono abbastanza, qualcosina manca. Ok, e anche le energie, devo dire che quelle invece ci sono tutte, quindi molto bene. Allora, sto pensando se voglio usare quest'Ultra Ball per mettere in gioco. Sì, facciamo così, perché poi voglio usare Maru e prendere magari due Kirlia e uno Zoroark. Così mi setto per bene. Quindi potrei scartare il Counter Catcher e scartare Kissara. O ricerca accademica. Facciamo Kissara. E mi vado a prendere un altro Ralts. Proviamo a fare così. Non è un mazzo che deve partire in maniera aggressiva questo. Ci può stare anche scegliere di andare secondi. A me piace comunque andare per primo, perché comunque c'è, i Pokémon sono tanti, modo di prenderli pure. Attenzione, Arceus, Gudra, Vulpix, carino questo mazzo. Come sono messo contro questo mazzo? Allora, Gudra potrebbe darmi un po' di fastidio, perché ovviamente non ha debolezza, e questo è un mazzo che si basa molto sulle debolezze dei Pokémon. Però adesso faccio passare un po' gli attaccanti che ho e vedo se c'è qualcosa che posso inventarmi che può essere interessante. Contro Vulpix non sono preoccupato perché ho tanti attaccanti diversi, e lo stesso non Cleavor, Scizor è di tipo metallo e non ha abilità, quindi non è un problema. Intanto mi ha fatto questa Kissar, che con Cruto sommato non mi è dispiaciuta, anzi. Ho pure trovato un altro Zorua, che questa è una cosa che mi preoccupava un po'. E ho Ultra Ball e invece Turbo Doppia, quindi dovrei riuscire ad attaccare in questo turno. Però vediamo prima di decidere che attacco fare. Allora, lui intanto non ha trovato l'energia Turbo Doppia, quindi benissimo. Scyther direi che nel dubbio è sempre meglio giocarlo. Qui abbiamo un attaccante di backup. Mettiamo anche Kirlia. E ora sono un po' combattuto. Se iniziare a usare Kirlia, se fare subito Kissara, perché poi così perdere anche l'energia. Forse è meglio iniziare a fare Kirlia, scartando una canna da pesca. Ho trovato un po' di risorse. Non ho ancora attaccanti negli scarti, eh. Questa cosa non è proprio il massimo. Non ho fretta di iniziare a giocare, però forse è meglio usare Kissara a questo punto, perché sto scartando tante risorse importanti e non sto scartando Pokémon. Quindi fare un Ultra Ball adesso potrebbe essere un po' rischioso. Quindi magari faccio una Kissara, conservo un po' queste risorse. In realtà non ho trovato granché, però lo Stasones non mi dispiace, perché vediamo se riesco a mettere qualcos'altro. Magari un... no. In realtà non ho praticamente più niente. Potrei mettere un terzo Ralts, però non so nemmeno io se ne vale la pena, perché di Kirlia non ne ho altri. Io non mi aspetto che mi metta KO Ralts, quindi in realtà forse meglio non prendere niente. Ok, sì, non mi è piaciuto molto il fatto che avrei potuto settare Zoroark e anche caricarlo, ma non avevo attaccanti negli scarti, quindi adesso ho il problema opposto. Ho in mano l'energia, però non ho Zoroark. Quindi potevo magari prendere Zoroark prima e assegnare, cioè evolvere quello dietro, però voleva dire scartare boss e Sofora. E di risorse interessanti qualcuna ne è già andata, quindi vorrei starci un pochino attento. Sì, tra l'altro, appunto, il Superamo l'ho dovuto scartare adesso e ho due Zorua nei premi, quindi devo stare super attento a questo. Intanto mi piace che sta mettendo un sacco di Pokémon in panchina. Io in questo momento, anche se ancora una volta mi fa Kissara,
farei 260 danni a questo Arceus. Questa mano non è male. Manca ancora Zoroark però. Ecco che arriva Arceus. Faccio 260 danni, che è ancora un po' pochino. Infatti questo cleaver a me piace, perché contro Miraidon è fortissimo. Contro Arceus invece è un po' così così. Ci sarebbe un Arcanine di Isui che fa più danni, che farebbe il KO. Solo che non si può giocare tutto, quindi bisogna fare un po' una selezione. Arceus in questo momento non è una carta giocatissima. È più probabile trovare un Miraidon piuttosto che un Arceus. Io adesso comunque ho il secondo Kirill, che questo va benissimo. In realtà ho anche Bruno, che mi va bene, perché ora subirò un KO e almeno evito di dover scartare altre risorse importanti, tipo l'energia e ricerca accademica, prima di poter fare altro. Peccato per la level ball, che non serve a niente in questo momento, perché ho troppi Zorua nei premi. Ecco che arriva anche Bibarel. Energia turbo doppia, giustamente. Ecco che arriva Vulpix, perfetto, perfetto. Ora posso pensare di fare il KO. Mi serve Zoroark e mi serve Cleavor, che è però andato in fondo al mazzo. Infatti ora userò la level ball per rimischiare il mazzo. Sono un po' di carte quelle che mi servono, però ne vedrò 7 con Bruno più altre 4 con i Kirlia, quindi sono davvero tante. E secondo me potrei farcela a vederle. Chiaramente il mio avversario non sa bene gli attaccanti che gioco, questo è un po' il vantaggio di quando giochi Zoroark. Ha un game 2 probabilmente, sapendo che io Cleavor non avrebbe benciato il secondo Vulpix per impedirmi di fare il KO. Però per il momento sfruttiamo l'effetto sorpresa. Sta giustamente caricando Goodra prevalentemente, che sarà complicato per me da gestire. Ci sono tanti Pokémon evoluzione in gioco, quindi cioè da due premi, quindi questa cosa mi piace. Però Goodra sarà complicato da gestire. Ok, Ultra Ball è un'ottima pescata. Ora Level Ball. Posso prendere Flapple, che comunque ci sta. Poi con l'Ultra posso scartare questi Pokémon. E quasi quasi potrei prendere Gallade, con cui prendere Maru, con cui prendo sia Zoroark sia Cleavor. Che forse è una scelta un po' più saggia che rimischiare e sperare di pescare tante carte. Sì, facciamo così. Poi Lost Asones, io comunque un Pokémon anche abbastanza a caso lo metterei in gioco, giusto per sfoltire il mazzo. Boh, mettiamo magari un Ralts, non vedo proprio assolutamente problemi a giocarlo. Poi con Kirlia posso scartare la ricerca accademica, perché tanto poi Bruno lo userò senz'altro. Ok, non ho trovato granché, posso evolvere Gallade. Con Gallade prendo Maru. Non ho Zorua in gioco, quindi poi dovrò giocare di Scizor, che non sarà il massimo. Non sarà per niente il massimo. Quindi questo lo evolviamo. Con Kirlia scarto Cleavor. Pesco due carte. Metto Scizor. Trasformo Zoroark in Cleavor. Assegno. E facciamo il primo grosso KO di questa partita con 280 danni precisissimi. Quindi ci portiamo sopra di premi, che va bene. In realtà stavo pensando che forse la giocata migliore che posso... No, dai, ho due Zorua negli ultimi 4 premi. La cosa migliore che posso fare adesso è puntare a mettere KO un Pokémon a due premi. Con il boss che ho ancora. Usando Scizor, tra l'altro. Vediamo se prende Gallade, sì, scelta giusta, scelta giustissima. E poi pescare due premi con Slowbro. Quindi non preoccuparmi neanche di mettere KO un altro Pokémon. Ci dovrò fare altri due attacchi in questa partita. Intanto Cleavor rimane in gioco dopo questa giocata, che comunque però fa pochissimi danni adesso. Togliendomi Gallade mi toglie la possibilità di andare a prendere le carte aiuto. Il mio avversario in realtà conosce un po' questo mazzo
In questo caso era decisamente la carta più preoccupante, quella che avevo in gioco, Gallade. Per ora a me serve assolutamente una Sofra con cui prendere due Zorua e cercare di pescare dei premi abbastanza in fretta. Io in questo caso mando addirittura davanti Ralts. Oppure mando Cleavor. No, mando Cleavor, tanto almeno faccio qualche danno, dovrei riuscire a farlo, anche se pochissimi. Lo Stasones non mi serve. Kirlia mi serve come? Sto pensando qual è la carta aiuto migliore da usare adesso. Forse Bruno. Forse semplicemente... assegniamo l'energia a metallo magari, dai. Questa l'assegno. O magari prima provo a usare il doppio Kirlia per vedere se trovo Sofra. Sì, forse è meglio. Cioè, come sequencing non è il massimo per vedere più carte, però io ho bisogno di vedere Sofra. Level Ball per sfoltire e scartare Pokémon che non mi servono. Ho tanta energia in mano, vorrei fare ricerca accademica ma non posso. Devo usare Bruno. Magari metto in gioco un Pokémon da regalare come premio. No, mi devo mettere in gioco due Zorua. Usiamo Bruno. Però non mi fa impazzire tutto questo. Potrei usare Ultra Ball per prendere uno Zoroark e sfoltire un po' il mazzo. Intanto scarto gli attaccanti. Sofra. È un po' complicato adesso. Tutti questi Zoro nei premi non ci volevano. Non ci volevano proprio. E il KO su Gallade sarà molto intelligente, perché adesso io avrei preso un boss per mettere KO Vulpix e avrei dovuto soltanto aspettare che lui arrivasse a un premio per mettere KO, per fare poi l'attacco di Slowbro. Adesso invece le cose si complicano parecchio. Tanto va bene sia... andrebbe bene anche un boss adesso. Solo che se metto attivo... Beh, posso mettere attivo Kirlia se non ha energia inversione, così al limite ritiro. Che non è un grosso problema. Abbiamo una sola carta in mano, però beh, giustamente... a Bibarel. Allora, dovrei potermi permettere di perdere un solo altro turno per poter vincere. Poi non ce la faccio più. Quindi diventa tosta. Cioè adesso io metto attivo Kirlia se non energia inversione e fin qua ci siamo. Uso doppio Kirlia così vedo un po' di carte. Se vedo o Sofora o boss, ok. Se non vedo nessuno dei due, mi sa che è GG. Vediamo. Anche il fatto di scartare il Super Amo a inizio partita è stata una cosa impegnativa, eh. Vi dovevo mettere un po' di Pokémon in gioco. Ok, questa non sarà per niente una bella pescata. A me serve ancora un'energia turbo doppia e basta, praticamente. Di energie non ancora tante, quindi... Allora, qui intanto posso andare sicuramente a prendere un Pokémon. Perché tanto mi basta mettere due Zorua, ne posso prendere soltanto due. Sto pensando se voglio sfoltire ulteriormente il mazzo oppure no. Ma sì, facciamo così. Prendo magari Scovillen per il momento. Questo lo scarto. Avevo dei Pokémon piccoli nel mazzo? No, secondo me no, secondo me erano finiti. Mi scarto la Level Ball. Cavoli, continuo a pescare energie e carte importanti. Ma io ho 10 carte nel mazzo adesso. Ok, le risorse che mi servono ci sono tutte adesso. Però secondo me sono troppo indietro. Perché al prossimo turno non posso usare sia Sofra sia Boss. Eh già, le risorse ci sono tutte. Ma sono indietro di un turno.
Se dovessi uscire con Scizor, farei 80 danni. Farei soltanto 80 danni. E gli altri attaccanti che ho, se c'è qualcosa che mi sta sfuggendo, ma non penso proprio. Ma tra l'altro, al prossimo turno, se faccio boss, faccio il KO. Però il turno dopo devo fare Sofora ancora. No. No, cavoli. Non ci vogliono tutti questi Zoroark nei premi, il fatto di non averli pescati, il fatto di aver scattato il Super Amo, il fatto che sono tre carte nel mazzo, ho visto solamente adesso queste carte aiuto. Sicuramente c'è qualche finezza che avrei potuto fare diversamente, specialmente inizio partita, però ho avuto un po' di sfortuna questa volta. Adesso voglio aspettare un attimo a concederla. Bastava veramente avere un altro Zorua. E bastava uno solo. E giustamente, prima o poi il boss doveva trovarlo anche lui, per forza. Ci sta. Ecco anche l'altro Vulpix. Una cosa interessante che potrei fare, proprio l'ultima win condition definitiva, è fare boss su Bibarel, quando lui ha un premio rimanente, e fare due volte l'attacco di Slowbro. Se lui non riesce a ritirare per un turno Bibarel, io vinco così. Quindi vale la pena provare a vincere in questo modo. Fa abbastanza ridere come win condition, però è assolutamente fattibile. Quindi Sofora, mi prendo gli unici due Zorua che ho potuto giocare in questa partita. Mi prendo anche le energie, perché no? Questi li gioco entrambi. E direi che non gioco altro. Potrei mettere un'energia. No, non ha senso. Beh, posso mettere un'energia inversione qua? No, no, qua sto dicendo, mi serve tantissimo l'energia inversione. Passo, vediamo. Il prossimo turno io farò boss, coso, come si chiama, Slowbro su Bibarel. E se lui non ritira quel Bibarel, io ho vinto la partita comunque. Boh, sì, fai pure. Tra l'altro vinco giusto giusto perché ho due carte nel mazzo, quindi proprio giusto per fare quei due attacchi lì. Lui comunque ha Bibarel per pescare e ha ancora due energie turbo doppie e un premio rimanente, quindi in realtà le probabilità di pescare quello che gli serve ci sono e come. Però è il mio unico modo per vincere, se dovessi vincere così diventerebbe una partita stupenda. Vediamo, se pesca un'energia turbo doppia adesso si porta avanti. Io fossi lui, sarebbe quella la carta che starei cercando adesso. Non sembra averla ancora trovata. Boss? Beh, è indifferente questo. È assolutamente indifferente. Ok, non sembra avere ancora un'energia turbo doppia. Ragazzi, se dovessimo vincere in questo modo sarebbe una vittoria clamorosa. Io ci provo, eh. Io ci provo. Allora, Zoroark. Quanto sarebbe divertente riuscire a fare un comeback di questo tipo. Slowbro. Eccoci qua. Energia inversione. Raga, io ci sto sperando. Io no, non vi nascondo che ci sto sperando. Ispirazione crepuscolare. A lui manca solamente una carta premio, io pesco due carte premio. Ecco uno Zorua. E ora vediamo. Se non ha l'energia turbo doppia non la trova. Ma la trova, raga, la trova, eh. Però io potrei vincere. No! Raga, per un pelo, eh. Per un pelo, eh. Ho avuto un sacco di sfortuna in sta partita, ma sono quasi arrivato a vincere nonostante tutto. Solo Zoroark vi regala emozioni come queste, e gli altri mazzi non possono fare comeback di questo tipo. Mamma mia, per un pelo! Se ti servono codici per costruire questo mazzo online, ti consiglio di acquistarli su BypeTGL Codes. Ricordi che avrai anche lo sconto del 5% se scrivi Wipe al momento dell'acquisto. Ma allora, comincia il mio avversario. Io sono partito di Bascorin e ho già in mano due Pokémon base. Quindi direi che la partenza già mi piace un sacco. Ci metterò due Pokémon in gioco. Userò Kissara.
e metterò altri due Pokémon in gioco. Quindi mi riempio la panchina fin da subito, questa è una cosa davvero bellissima. Intanto qui vedo un altro Bibarel, mi auguro che non sia lo stesso mazzo, perché dai, vabbè, è abbastanza improbabile trovare nuovamente un Arceus Vulpix. Miraidon con Bibarel, questa è una cosa che non ho visto di frequente, ma quando vedo Miraidon sono contento, perché il mio carissimo Kleavor è già pronto ad attaccare. Mi sa che ancora una volta il nostro protagonista sarà Kleavor di questo passo. Anche se va benissimo anche Flapple o Scizor, perché tutti questi Pokémon hanno abilità, quindi faccio un sacco di danni lo stesso. Ho tanta varietà di attaccanti. Sigillo forestale. E metti attivo un Regieleki, va benissimo. Ok ragazzi, la vedo abbastanza positiva questa partita, eh. 1, 2. Ma direi anche che possiamo mettere un Lost Asones. Però prima uso Kissara. Dai, segniamo pure di Kissara prima. E poi vediamo se mi serve prendere qualche Pokémon. Ok, questa sembra una di quelle partite in cui ci sono fin troppi Pokémon base da mettere in gioco. Comunque direi che usiamo comunque lo Stasones, con cui potrò prendere due Zorua, e il Ralts lo metto in gioco dalla mano. Oppure voglio magari conservare... Ah, posso tenerlo in mano Ralts, tipo da scartarlo. Sì, per sfoltire il mazzo. Posso mettere un altro Ralts. Poi posso usare... Io in realtà Ultra Ball quasi quasi la userei già, così inizio a scartare qualcosina, che sono più tranquillo. Ce l'abbiamo Kleavor intanto, che sennò è inutile, eh. Kleavor ce l'abbiamo. Ok. E poi posso usare Basculin, con cui prendere due Zorua. Non sono nemmeno preoccupato. Ah, potrei prendere anche un Scyther magari, per evolvere direttamente Kleavor. Sai che forse è meglio far così? In questo caso forse è meglio far così. Anche prima forse. Sto pensando, adesso non mi ricordo bene la partita di prima, però forse anche prima non sarebbe stata una cattiva idea evolvere Scyther direttamente in Kleavor. Ok che mi serviva anche Scizor, quindi comunque mi serviva evolverlo col Scyther, a prescindere dai due attaccanti che usassi. Però magari, non so adesso se magari era già in posizione attiva Zorua, non mi ricordo bene, però forse potevo riuscire a conservare uno Zoroark, forse. Non lo so. Ah, intanto c'è anche Manoferria, giustamente, però non ho ancora visto energia in gioco e non c'è neanche Fluffy, quindi secondo me in questo turno è abbastanza difficile che riesca ad attaccare. Comunque vediamo, intanto Scyther comunque ritira a zero, quindi adesso io mi auguro di subire un KO, perché Basculin non voglio più averlo in gioco, e metterò attivo Scyther e poi vediamo. Ok, tu vuoi il grande magazzino, va bene, ok, io non ho più bisogno di mettere Pokémon in gioco per un po'. Tra l'altro credo che gli basti un'energia lampo su Regieleki per fare il KO, sì. Fa 60 danni e poi può mettere attivo chi vuole. Quindi è un premio molto facile da pescare questo. Ecco l'energia su Manoferre, quindi vuole tentare subito di usare Manoferre adesso. Sigillo forestale, cosa prendi? Un generatore di elettricità. Però te ne servono due e devono andare a Kissara. Kissara non mi piace, anche perché mi ero preso un Kirlia, ero pronto per dopo. Ok, non sembrava una bella mano, invece fa schifo. Allora, 1, 2, 3, siamo a 160 danni con Scizor in questo momento, sono un po' pochi. Vediamo se... Ok, Ah, devo anche ritirarlo quel Basculin, quindi in realtà non posso fare niente adesso. Non so se Scizor lo voglio... No, ma non voglio evolverlo. Cosa serve? No, io uso direttamente Kissara. Mi ha dato una mano un po' del cavolo, devo dire. Va leggermente meglio. Ma solo leggermente. Faccio Ultra Ball su Manaphy e facciamo magari un'energia inversione. Però anche qui... cominciano a esserci
un bel po' di risorse che iniziano ad andare così, eh. Due energie buttate in questo modo qua non mi fa impazzire. È anche vero che comunque con Cleavor, davvero io con tre attacchi vinco e ho 8 energie. Quindi me ne restano 6, no in realtà ne ho 6 di quelle che vanno bene per Cleavor. Me ne restano 4, devo fare 3 attacchi, sono giuste giuste le energie se scarto adesso. Sai, quasi quasi scarto uno Zoroark. So che può sembrare una mossa assurda, ma secondo me è meglio scartare uno Zoroark. Ok, siamo ancora al punto di prima. Ok. Ok, 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 come non detto. Come non detto. Pazienza. Prossimo turno spero di pescare qualcosa di carino. Finché lui non fa niente, io non ho fretta di fare chissà che, eh. Anche Regieleki, riesco a metterlo KO con Cleavor? Faccio 160 danni? Sì. No. Perché Cleavor applica la debolezza, cioè devo fare la riduzione della turbo doppia prima della debolezza e resistenza, giusto? Esatto, quindi faccio 280, no, Regieleki non mi va bene come attaccante. Questo 280, quindi giusti giusti. Se ora fa il KO, io devo assolutamente uscire con molta urgenza a mettere KO con la mano ferrea, perché sennò le cose si complicano. E rischio di trovarmi in una situazione simile a quella di prima. Fune di fuga, ecco, una delle carte peggiori che potessi giocare l'hai giocata, eh. E mando Scyther, cosa devo fare? O mando Zorua? Forse mando Zorua. Perché vorrei il doppio Kirlia e mi fa comodo avere Scyther da evolvere. E che ritira anche a zero. Mando Zorua, però... avrei fatto volentieri a meno di questa fune di fuga. Cioè, più che per il KO che subisco adesso, che comunque mi dà fastidio, per il fatto che mi resta in gioco Basculin, che non serve più a niente. Vediamo se ora il KO riesce a farlo, però... secondo me no. Grande magazzino. Cosa è ancora di carte oggetto? Alea. Un macchinario tecnico lì che non serve granché. Ok, dai, quindi ancora un turno inutile anche per lui. Top deck, energie. Ecco, la metallo non mi serve granché, quindi posso scartarla senza troppi timori, però... basta energie! Perché pesco solo energie? Ho in mano tutte le energie che mi servono per vincere la partita. Se dovessi evolvere in Flapple... 1, 2, 3... 4, ok, sì. Ok, sì, ah, è vero, perché ha messo Bieber nel frattempo. Quindi a questo punto facciamolo. E quindi magari è meglio controllare prima, così evitavo di scartare l'energia metallo. Però beh, avrei scartato una di queste energie, quindi non cambiava molto. In questo momento io faccio 200 danni precisi, quindi non posso mettere turbo dopo e devo sprecare l'energia inversione, che però non è neanche così sprecata in realtà. Però comunque faccio i miei 200 danni. KO, giusti giusti, eh. Dai, due carte vanno bene. Importante, molto importante questa level ball, questa ultra ball. Mi danno un pochino di respiro. Adesso intanto arriva mano ferrea e sarà importantissimo metterlo KO. Ecco, lui deve mettere un Pokémon in panchina adesso però, eh. Perché se lui si ricorda cosa fa Cleavor e non mette un po'... ok. Perché io non gliel'ho ancora fatto vedere Cleavor, quindi lui non sa ancora che io lo gioco. Lo può intuire, ma non è detto. Mi sono fidato dei giocatori che hanno fatto grossi risultati di recente con questo mazzo. E io ho sempre preferito Arcanine, perché ti dà la certezza di fare tantissimi danni. Con Cleavor rischi sempre di essere un pochettino al limite, con alcuni danni da fare. Quindi io forse preferisco Arcanine. Però per esempio con Cleavor io posso dare energia turbo doppia adesso, eh. Ok, lui si pesca due premi, però io risponderò subito con due premi adesso. E ti mando Scyther. Ovviamente ho pescato un'energia, pazzesca sta roba. Dai, usiamo lo Stasones per prendere uno Zorua. Do anche una sbirciatina al mazzo. Allora, abbiamo il nostro bellissimo Cleavor. Energia non ne abbiamo più, giusto? No, c'era ancora una metallo, dai, almeno quello. Ok. Posso prendere qualcosina da scartare? Sì, prenderei Gilaci da scartare, più che un altro Kirlia, perché non ho abbastanza risorse
cioè non posso continuare a scartare energia all'infinito, quindi facciamo Ultra Ball, scarto Jirachi e scartiamo un'altra energia ancora. Direi inversione però, perché sto andando un po' sopra di premi. Prendiamo Cleavor. Nostro carissimo amico Cleavor, e facciamo i nostri precisissimi 280 danni. E ora siamo a due premi dalla vittoria, quindi potenzialmente Slowbro. Potrei rilassarmi e aspettare che lui si peschi tre premi per poi chiudere con Slowbro. Però, visto che comunque è una giocata che può essere un po' rischiosa, io quei due premi cercherò di pescarmeli come si deve, magari già al prossimo turno. Non mi sorprenderebbe se ci riuscissi. Tanto cerca accademica, è inutile che la pesco perché non la userò mai, perché ho le ultime energie in mano. Sta caricando Miraidon, quindi dovrebbe essere abbastanza semplice chiudere questa partita, eh. Devo trovare solamente uno Zoroark e ho vinto. Ok, KO. Io nel dubbio metto attivo serenamente Zoroark, se dovesse fare il KO comunque o l'altro. Se ora trovo uno Zoroark ho vinto la partita. Top deck Zoroark. No. Però c'è un Super Amo e ci sono due Zoroark, quindi magari approfittiamone. Uno e due. Non credo valga la pena rimischiare altro per il momento. Forse uno Zoro. Beh, uno Zorua. Cioè, non sono mai abbastanza di Zorua e di Zoroark, dai. Faccio così. L'Ostasones, mettiamone un altro. Uno non ha i premi. Non ci ho anche fatto caso perché ne avevo già tre. Ok, quindi Kirlia. Stavolta scartiamo senza timore questa stadio. Quindi per una volta un Kirlia che non mi fa rimanere male. E rimaniamo bloccati. Pazienza. Prendiamoci un altro turno. Alla peggio ho Slowbro, giusto? L'ho già scartato all'inizio, sì. Pazienza. Non posso scartare altre energie, non ne ho altre, quindi posso semplicemente aspettare e pazienza. Lui la cosa corretta che potrebbe fare adesso è attaccare di Regieleki VMAX, che per me è più difficile da mettere KO. Però è anche più complicato da caricare. Potevo vincere facilmente la partita in questo turno. Boss su Kirlia è mossa corretta. Mossa corretta e decisamente fastidiosa. Perché ora io sono completamente al top deck. Potrei perderla questa partita, Ho ancora due turni per inventarmi qualcosa, ma potrei perderla. Mi basta uno Zoroark che ho vinto. Ah, ma non aveva anche l'energia per Raikou. Ok, allora. E nato io doppio Kirlia, tra l'altro. No, allora così è tutto molto più semplice. Non vincerò in questo turno perché non posso ritirare Kirlia. Doppia level ball. Li tolgo entrambi. Così sfoltisco il più possibile. Ok, devo soltanto portare un attimo di pazienza. Ecco, l'unico dubbio che ho è se lui magari si è accorto che ha un sacco di energia negli scarti e vuole tentare di bloccarmi Kirlia davanti. Quella potrebbe essere una giocata molto antipatica. Non so se gli sia venuto in mente oppure no, ma nel caso sarebbe una giocata davvero molto antipatica. Sarebbe anche un'ottima win condition in realtà. Ah, ok, quindi non era questa. Vabbè, perfetto, dai. Nel senso, se avesse, lui magari non sapeva quante risorse mi rimanevano, quindi io al suo posto non me la sarei rischiata in quel modo. Però mi aveva messo paura, Io cosa avrei fatto, probabilmente? Probabilmente non avrei iniziato a caricare Zoroark dietro. Avrei cercato di non fare nulla, perché se lui avesse provato a vincere in quel modo, avrebbe vinto, perché mi restava una sola energia turbo doppia. Però è anche vero... No, allora, io avevo ancora Sofora da usare, con l'energia metallo negli scarti. Quindi avrei potuto provare a caricare Kirlia manualmente con quella per conservare l'energia turbo doppia. Sì, alla fine me la sarei cavata probabilmente. Comunque ha rischiato di vincerla, Se si fosse reso conto di questa cosa qua, poteva provare a vincerla. Stai cercando accessori come portamazzi o tappetini? Ti consiglio assolutamente di rivolgerti a Carsquare. E tutti i prodotti di questo tipo io li compro sempre da lui. Io purtroppo ho regalato 3 Mulligan al mio avversario e ho in mano 2 Zoroark che ricerca accademica. Quindi, per quanto possa facilmente usare Bascurin e quindi settarmi, vuol dire che devo scartare 2 Zoroark al primo turno. E mi sa che non ho altra scelta. Adesso vediamo ovviamente quanti ne ho
nei primi. Attenzione, Charizard, attenzione. Charizard Bieber, quindi un Charizard come si giocherà dopo la rotazione. Ok, questo mazzo non si potrà giocare dopo la rotazione, però vediamo come ce la caviamo. Allora, Charizard non è un matchup difficile, perché lui pesca un premio e io ne pesco due. Quindi questo va benissimo. Però devo giocare tantissimo di Zoroark. Questa è una bella pescata. Lost Asones, ovviamente voglio usarlo subito. Ah, l'alternativa sarebbe prendere un altro Zorua e poi evolverli entrambi, però... Mamma mia, vediamo quanti Zoroark ho. Se li ho entrambi, quasi quasi. Sofora... su due super... Raga, io scarto tutto. Io scarto tutto e prendo Basculin. Mamma mia, che brutta cosa. Scyther può farmi comodo, fa pensare. Fino a un certo punto. Avrei preferito un altro Ralts. Magari lo prendo adesso o prendo Kirlia dopo. Forse prendo Kirlia dopo. Allora, sicuramente ritiro, mando Basculin e fin qua ci siamo. Poi posso prendere uno Zorua e un Ralts, così faccio una cosa un po' equilibrata. Evolvere Cleavor. No, non serve a niente. Ma in realtà io Scyther comunque lo giocherei. Non vedo grossi problemi. Tanto un KO comunque lo subirò. Usiamo Basculin. La partenza non è male, eh. Facciamo così, ne ho uno per tipo, quindi se fa un KO... Ah, com'è bello simmetrico, mi piace. Sì, mi sono fatto prendere dalla fretta, devo controllare se ho nel mazzo Scovillen, perché è l'attaccante principale in questo matchup. Però se non dovesse esserci comunque qualcosa mi invento, eh. Gli attaccanti pensati apposta per un matchup non è che se sono nei premi perdete la partita. Semplicemente magari ci mettete un pochettino più di tempo a vincerla, però in questo caso il matchup dovrebbe essere abbastanza agile. Tra l'altro, lui gioca la versione con Bibarel, che infatti ha un po' più di difficoltà a settarsi. Secondo me, infatti, adesso non fa neanche il KO. E quindi vuol dire che io posso prendermi un attimo di tempo per settarmi. Perché tanto ho bisogno che lui peschi dei premi, prima di pescare dei premi anch'io. Ecco, questa Kisara non c'era nessun bisogno di usarla, per quanto mi riguarda. Però ho pescato bene. Cioè, abbastanza. Beh, Maru ho pescato benissimo. Ha rimischiato Pidgeot così, senza un vero motivo, tanto ti aspettavi che lo mettessi KO il turno dopo? Wow. Ora evolverà un paio di Pokémon. E questa versione con il macchinario è interessante perché è utile, perché Greninja sarà molto più forte a usarlo dopo la rotazione e quindi è facile mettere KO a Pidgey. Mentre Bidoof non viene messo KO perché si protegge da solo. E con questi Charmeleon li mandi a 100 punti salute e Greninja non li mette KO. Quindi sono questi un po' i motivi principali per cui sembra che Bibarel venga preferito a Pidgeot dopo la rotazione. Ok. Vabbè, io uso Maru. Io uso Maru assolutamente qua. Allora, Scovillen c'è? Allora. Raga, dov'è Kirlia? Ragazzi, qualcuno ha visto Kirlia? Ma vi sembra il caso? Vabbè, pazienza. Pazienza. 4 energie in versione mi piacciono comunque. Direi che questi a questo punto li evolvo subito. E uso subito l'Ultra Ball. Prendiamo Scizor. Per il momento, però non lo evolvo, così questo ritira a zero. E niente, pazienza. Ma si può avere tutti i Kirlia nei previ? Vabbè, comunque ho scartato l'attaccante, ho due Zorak settati, quindi sono a un'energia inversione dal poter mettere KO un Charizard, quindi sono in una buona situazione adesso. Il mio mazzo è pensato per rispondere agli attacchi dell'avversario, quindi non volevo neanche attaccare in questo turno io. Io voglio che lui peschi dei premi prima che io possa pescarli. Poi c'è sempre il discorso che se lui pesca un premio e io ne pesco due, poi non posso dare energia inversione. Quindi la difficoltà di questo mazzo è anche questo, cercare di alternare bene gli attaccanti che richiedono energia inversione a quelli che non la richiedono, perché almeno non stai dei turni senza attaccare.
Per quello che quindi anche una carta come Scizor è importante. Charizard arriva. Caricato anche un Charmeleon. Vediamo adesso. Mi auguro che faccia KO questo Bascoli. Se dovesse fare boss KO su Zoroark sarebbe fastidioso per me. Pepe, perfetto. Cosa potrebbe prendere? Magari un ultra proprio per prendere l'altro Charizard? E una carta oggetto così, tanto per scartarla con l'Ultra Ball. No, sigillo forestale, ok, quindi magari o si prende Pidgeot o ce l'ha già. Ok, queste due carte non ti serviranno più. Prende Charizard, ok. Eccolo lì. Vediamo se qualche energia vuole assegnarla, magari per evitare tipo che faccia boss su Bibar, invece no, sono d'accordo. Pesca altre tre carte. Ok, siamo a 6, a questo punto magari uso l'Iris anziché Kissara. Vediamo, non lo so. In ogni caso vedo 6 carte, quindi magari conviene approfittare di usare l'Iris adesso e tenere Kissara per dare fastidio. Però per dare fastidio cosa? Tanto due Bibar lì in gioco. Ok, io ora devo trovare assolutamente energia inversione. E ho solo 6 carte per farlo perché non ho Kirlia, quindi se non la trovo adesso non è una tragedia, però vorrei trovarla. Altra Kissara. No, forse è meglio usare Kissara e basta. Vedo 6 carte comunque e non scarto risorse importanti. Magari uso lo Stasones intanto per mettere uno Zorua, che non sono mai abbastanza di Zorua. Uso Kissara, così tengo Scizor per evolvere nel caso. Vediamo, energia inversione dai. Ne ho 4 nel mazzo, forza. Trovata, ok. Ok, benissimo. Prossimo turno, vabbè, capiremo come fare, perché per il momento non ho un campo di gioco che mi consente di fare chissà che. Ah, l'ha fatto in automatico, guarda che bello. Attenzione, alito super piccante, 360 danni a Charizard. Così, questa è una delle tante cose belle che può fare questo mazzo. Ditemi quanti mazzi sono in grado di mettere KO a Charizard con questa facilità. Oh, ma è una cosa bellissima! Oh, finalmente. Ora sono più tranquillo. Dopo la prima partita in cui c'erano i due Zoro nei premi e non riuscivo a pescarli, vedere due Kirlia così adesso mi rende molto felice. Ok, io il prossimo turno non potrò mettere KO quel Charizard. Quindi in realtà devo pazientemente aspettare che mi peschi un altro premio. Perché non riesco a fare boss KO qualcuno in panchina. Devo pescare il boss, non ho accesso a Gallade. E poi posso chiudere con Slowbro, Non c'è bisogno di mettere KO un terzo Charizard che potrebbe risultare impegnativo. Io ho 3 Zorak negli scarti, in effetti, è vero. Quello è l'ultimo, perché 2 li avevo scartati. Pepe. Io posso anche provare a mettere KO, cioè a fare dei danni con Scizor o con altri attaccanti. Aia! Ti stai prendendo l'ultimo Zoroark? Cosa molto brutta. Però non è una tragedia. Anche se è una cosa molto brutta. Col primo attacco potrei fare 20 danni e bruciarlo. Non è proprio un granché. No, devo provare ad attaccare con Scizor in questo turno. Giusto per fare circa 200 danni, 210. E quindi mettere un po' di pressione. Questo Charizard non è il massimo. In teoria sono 3 attacchi dalla vittoria. 2 per mettere KO questo Charizard e poi uno Slowbro. Oppure posso aspettare pazientemente che lui metta KO un altro Pokémon e mettere KO con Charizard. È praticamente la stessa cosa. Questa energia mi piace molto. Questi due premi sono stati veramente una cosa bellissima. Controlliamo. Forse non ho più niente da prendere però. Ah no, avevo ancora Flapple, è vero. Quindi bene. Flapple comunque lo scarto volentieri. Ok, ora sì che si ragiona.
Facciamo due e uno Zorua, così lo rimetto in gioco facilmente. Poi con Kirlia possiamo scartare molto serenamente, direi. È indifferente. Facciamo Se Titan. Anche Sofora? Ma sai che quasi quasi la uso? Anche perché è l'unica carta aiuto che posso usare adesso. Quindi tanto vale usarla subito. Potrei anche settare un Flapple. Per mettere un po' di pressione. Quasi quasi lo faccio. Sì, almeno non sto fermo. Sì, 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 lo faccio, dai. Così non sto fermo. Perché sennò rimango veramente tanto vincolato a utilizzare Scovillain. Facendo così, invece, cioè in questo momento ci sono in gioco due Pokémon che mettono KO quel Charizard. Il classico errore che magari si fa quando si inizia a giocare questo mazzo è dire: ok, io devo giocare Riscovillain e gioco soltanto Riscovillain, quindi aspetto di subire dei KO per poter usare le energie inversioni. No, bisogna cercare di usare il più possibile i Pokémon che si hanno, cercare di non perdere turni di attacco per avere tanti modi diversi per vincere. Mi è andata bene come scatola dei primi due Kirlia perché non ho visto carte aiuto. Ok, questa Kissara in realtà potrebbe anche essermi d'aiuto. Infatti, un'ottima Kissara, devo dire. Ecco, Charmeleon. Una bella Ultra Ball, penso per svuotare la mano e basta, perché non può ancora evolvere Charizard, o magari lo prende per dopo. A Pidgeot, ok, ci sta. Pesca un paio di carte, secondo me la vinco abbastanza agilmente questa partita. Ok, mi bastano 80 danni che posso fare davvero con tanti Pokémon e Scovillain ora è attivo. Quindi tra l'altro, cioè nel peggiore dei casi esco di Scovillain, anche se vorrei evitare. Altra canna da pesca super, mi sa che la uso subito. Sì, 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 sì. Non perdo altro tempo. Io voglio avere più modi possibile per usare Zorark, per chiudere eventualmente di Slowbro, nel caso ci fosse bisogno. Qui posso andare a prendere... Magari prendo direttamente uno Zorua. E mi sa che uso Bruno prima di stare a usare i vari Kirlia, eccetera. Pazienza per l'energia. Pesco 7 carte fin da subito. Ah, che meraviglia. Ok, e qui da dove si comincia? Allora, usiamo sicuramente Kirlia per scartare un Lantern. E poi magari un Kirlia per scartare un Lost Asones. Qui più sfoltisco il mazzo e più sarà semplice gestire la partita nelle fasi finali della partita. Ok, abbiamo uno Zoroark. Questo purtroppo l'ho appena messo. Esco di Scovillain. Tanto se me lo mette KO chi se ne frega. Ho comunque Zoroark dietro. Sto pensando che vorrei un Gallade. Potrei scartare Cleavor e il Countercatcher. Era nei primi anche Gallade, dovevo controllare bene prima però, Non dovrei accorgermi adesso di queste cose. Avevo nei primi due Kirlia e un Gallade, quindi. Pazzesco. Oppure prendere Scizor per avere l'attaccante pronto per dopo? Ma ne vale la pena? In realtà sì, mi sa. No, prendiamo Slowbro, dai, così poi lo scarto. Se non usa Kissara adesso, naturalmente. Dai, facciamo questo KO.
E adesso vediamo come se la gioca anche lui. Perché non è che ho proprio un margine di vittoria gigantesco. Devo stare un po' attento. Eppure un Ralz, sì. Avevo tutta la linea guard e vorrei nei premi praticamente. No, il Ralz mi ero accorto, ce n'erano solamente due. Non mi ero accorto di Gallade. Ecco, chiaramente, se dovessi portare questo mazzo a un torneo, anche se ormai sta per arrivare la rotazione, una delle cose più importanti è controllare bene i premi inizio partita. Questa è una cosa importantissima. È importante con tutti i mazzi. Con questo in particolar modo perché sei pieno di roba in monocopia. E le carte che non hai in monocopia sono comunque risorse limitatissime e quindi è molto importante gestire bene le risorse. Cioè, se hai nei primi due energie inversione, è una cosa che devi sapere fin da subito. Adesso vediamo, perché se arriva una Kissara potrei mettermi un po' in difficoltà. Ma non tantissimo, ripeto, perché comunque posso perdere un turno per chiudere di slobro. Se non arriva Kissara, adesso vediamo la giocata migliore da fare. Adesso vabbè, si potrebbe usare il sigillo forestale e prendersi Kissara nel caso. Contro K Pokémon dà fastidio, assolutamente. Se io riesco ad avere in gioco due Zoroark quando lui è un premio rimanente, mi basta un'energia per chiudere con Slowbro. E comunque ho due Kirla in gioco, quindi anche se lui fa Kissara adesso, io vedo tre carte, due che pesco più quella di turno, più altre due, altre quattro volevo dire, quindi sono sette carte. Sigillo forestale. Finalmente riesce a usarlo, perché tutta la partita continua a prenderlo e rimischiarlo. Ah, interessante, non l'ha voluto giocare adesso. Tanto io non posso... Ah, io potrei mettere capo col Pidgeot. Devo vedere il boss, devo proprio vederlo. Allora, sfoltiamo un po' il mazzo. E guardiamo un pochettino quello che c'è. Tante energie. Allora, sicuramente voglio giocare Zorua. Questo è proprio indispensabile. Poi mi sa che comincio scartando Slowbro, che anche questa è una cosa importantissima. Ok, poi posso scartare Ralts. Niente boss. Posso usare l'Iris per scartare Ultra Ball e magari uno Zoroark a questo punto, che iniziano veramente a essere tanti. 1, 2, 3, 4, 5... Ok, io faccio 300 danni, quindi posso fare il KO facilissimamente con Scizor eventualmente. Che è sicuramente la scelta migliore per non stare a scomodare gli Zoroark. Però comunque l'Iris la usiamo. Mi scarto uno Zoroark e un Ultra Ball. No, magari, una Kissara anziché Zoroark. Dai, sì, facciamo così. Tantissime risorse, veramente tantissime. E non posso attaccare con Scizor, perché manca solo un'energia metallo, che una è negli scarti e l'altra non l'ho trovata. Quindi devo per forza uscire con Zoroark. Che brutta cosa. O Cleavor o Flapple, mi sa che è meglio Flapple. Allora, se avessi avuto Gallade sarebbe stato più semplice. Riguardiamo un attimo le carte con il mazzo, va. Allora, nel mazzo non c'è niente di utile. Quindi non mi serve pescare. L'unica carta utile al prossimo turno è il boss. E Zoroark. Quindi ora faccio questo KO. E poi mi aspetto una Kissara. Allora, non lo so, perché allora un'opzione carina era quella di non fare il KO adesso, aspettare che lui arrivasse a un premio rimanente, in modo tale da poter fare sia Scovillain sia Slowbro. Forse era una giocata più safe. Perché adesso io per vincere devo usare per forza il boss. Perché certo non posso più metterlo KO con Scovillain. Se lui mette KO Zorua, esatto, non posso fare Slowbro. Però non ha fatto Kissara. Cioè lui aveva questa, è per questo che alla fine ho fatto questa scelta. Perché lui poteva o fare boss KO Zorua, impedendomi di fare Slowbro, o Kissara per togliermi il boss. Però lasciandomi la possibilità di utilizzare Zoroark e quindi Slowbro.
Secondo me la mossa migliore era fare Kissara in questo turno, sperando che non sia riuscito a settare uno Slowbro, che era assolutamente possibile. Così facendo ho vinto. Secondo me comunque per giocarmela safe avrei dovuto non attaccare il turno prima. Cioè me la sono rischiata. Poi non era una cosa rischiosissimissima, però me la sono rischiata. E secondo me potevo giocarla più safe. Però comunque, vinta contro il mazzo più forte del formato, ragazzi. Sta parlando di Zoro, che è un mazzo che purtroppo non è mai arrivato ad essere al top in assoluto nei mazzi più forti del momento. E comunque, questi premi qua sono stati assurdi. Avevo nei premi 3 Kirlia, un Gallade e un Ralts. Cioè, pazzesco. Ciò nonostante, avete visto che ho battuto Charizard. Prima ho battuto un Miraidon. E ho battuto anche, cos'è che era il primo, l'Arceus Vulpix Gudra. Arceus Vulpix sarà molto forte dopo la rotazione. Ragazzi, mi spiace essere arrivato così tardi a fare questo video su Zoroark, ma nell'ultimo anno si vedeva che non era competitivo. E ogni volta che annunciavano carte nuove c'era una carta che avrebbe reso più forte Zoroark. Quindi dicevo, ok, aspettiamo prossima espansione, così esce la carta più forte e finalmente Zoroark è competitivo. Poi nel frattempo annunciavano delle altre e le ultime carte forti che hanno annunciato facevano parte dell'espansione di gennaio e quindi finalmente adesso è arrivato questo video, ma purtroppo questo mazzo possiamo giocarlo soltanto per un mese. È un mazzo super economico, direi veramente unico nel suo genere perché l'abilità di Zoroark è un'abilità molto rara in questo gioco di carte, quindi se volete provarlo approfittatene anche se soltanto per un mese perché è un mazzo veramente veramente figo. Ragazzi, il video è venuto molto lungo, le partite comunque sono molto emozionanti con questo mazzo, spero vi sia piaciuto, noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!